Ok, sono qua al cimitero. Ci sono parecchi alberelli, quindi ho un po' paura, però ho messo le guardie sopra i cosi, così almeno se mi schianto non distruggo tutto. E adesso devo mettere in modalità payload, che non mi ricordo dov'è. Modalità carico, eccolo. Massimo 60 metri di altezza. Stanno tagliando degli alberi, quindi se mi cade l'albero sul drone mi incazzo. Adesso finalmente si sono collegati i satelliti, probabilmente per le nuvole, non lo so. Vediamo di partire. Allora, ho un po' paura anche per me a terra perché sono un po' sul ghiaccio e quindi sono un po' inquietato dalla cosa. Vai da bravo, saliamo un pochino, là, andiamo piano, non schiantiamoci per favore almeno oggi. E ovviamente mi devo rompere i coglioni al cellulare, porco di orco di ol... Torna indietro, torna indietro, torna indietro, albero, 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 albero. 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 Ok. Torniamo indietro. Spero che si veda qualcosina. No, non vedo il drone, sinceramente. Però lo sento, quindi. No, abbastanza certo che non ci siano problemi. Lì ci sono i tizi che tagliano gli alberi. Io ho discretamente paura, ve lo dico. Comunque è un bel cimiterino piccolino. Io penso che atterrerò perché giuro, non voglio dovermi arrampicare per recuperare il drone. Quindi penso che tornerò indietro con calma. Magari mi faccio una fotina. Eccomi qua. Buongiorno, eccomi. Tra l'altro c'è la funzione zoom a quanto pare, carina. Così de-zoommo. E tra l'altro ho cambiato un po' i controlli del drone. E, vabbè, adesso stoppiamo qua. Cambio modalità. Mettiamo modalità foto. Ci mettiamo in una posa figa. Avviciniamoci un pochino, così. E facciamo la fotina. Ok, e a questo punto atterriamo in qualche modo.
sperando che non me lo sbrani il cane. Atterriamo il più vicino possibile a me perché c'è il ghiaccio e non voglio morire. Sono riuscito a non schiantarmi e a non farmi male, let's go! Sono veramente stupito da quanto sono resistenti sti mini droni. Cioè, giuro, pesa un cazzo niente, pesa 249 grammi, anzi in realtà un po' di meno. E l'ho schiantato già due volte, una contro la mia mano e una contro la neve, e era completamente inzuppato, è sopravvissuto e funziona ancora bene, quello è bello. C'ho le mani un po' ghiacciate, non riesco a sganciare le robe. E sganciati. Ho sempre un po' paura di romperlo, perché essendo così leggero ti dà l'impressione che sia fragile.